un pomeriggio da incorniciare per la regina di Pippo Inzaghi al Granillo nel più classico derby tutto calabrese, un pomeriggio da ricordare per tanti motivi, un pomeriggio che riproietta in testa alla classifica insieme al Bari di Michele Mignani proprio la truppa di Pippo Inzaghi, vittoria che risponde immediatamente al successo della formazione pugliese in Laguna, in terra veneta, con la firma del solito decisivo Walid Khedira, l'assist per il gol del vantaggio pugliese per Mirko Antenucci, l'altro riferimento lì davanti per la formazione di Michele Mignani, e poi dopo il pareggio lagunare con il colpo di testa di Pietro Ceccaroni, il gol, il sigillo dagli 11 metri per concludere al meglio il primo pomeriggio dedicato a questa ottava giornata di campionato. Abbiamo raccontato il tris delle fere, il tris rosso-verde al Libero Liberati, racconteremo anche il successo della Bari al Penso contro il Venezia di Ivan Jarbovic, ma questo primo pomeriggio, questo tardo pomeriggio che si va a concludere, è sicuramente il riferimento principale, era il Granillo con il derby tutto calabrese tra la regina capolista prima dell'inizio di questo sabato pomeriggio contro il Cosenza di Davide Dionigi, una sfida davvero molto accesa, una sfida molto sentita, una rivalità, un derby è sempre un derby. Un derby deciso dalle giocate dei singoli, mi verrebbe da dire, perché al decimo minuto ci pensa l'unduregno Rigoberto Rivas ad accentrarsi, passaggio filtrante, bellissimo cambio gioco, davvero sontuoso da parte di Ricci per Rigoberto Rivas, l'unduregno non ci pensa due volte a puntare dritto l'area di rigore e a battere Matosevic sul proprio palo, sul primo palo, e far esplodere di gioia, far venire giù i 15.000 del Granillo, un Granillo vestito a festa per la grande occasione, anche per la chance di balzare in testa insieme proprio alla Bari, visto il pareggio nel pomeriggio al Rigamonti tra il Brescia e il Cittadella. Un pomeriggio che metteva di fronte anche al Benito Stirpe il Frosinone di Fabio Grosso e la Spalli invece di Roberto Venturato. Arriva, se da una parte stiamo raccontando il quarto successo su altrettante uscite per quanto riguarda la formazione Amaranto, 4 su 4 al Benito Stirpe anche per la formazione Ciociara, che sblocca il match con una cost to cost da parte dell'ex Genova e Cosenza caso, un grandissimo gol, una bellissima soluzione personale da parte di Giuseppe Caso, che poi riesce a superare in corsa sia Fiordaliso sia Valzania, proprio Valzania ha la grande chance per il gol dell'immediato pareggio, poi però è un vero e proprio forcing per la formazione di casa con una grande chance capitata nei piedi da parte di Moro, che però all'interno dell'area di rigore non sfrutta al meglio la grande chance. Grande chance anche per Lulic dopo il traversone da parte di Coné. La partita si conclude nella finale con la punizione da parte di Mazzitelli dopo l'espulsione di Arena per fallo da ultimo uomo, rosso diretto nei confronti di Arena per aver ostacolato una ripartenza. Strepitoso Giuseppe Caso, ma strepitosa anche la soluzione di Mazzitelli, che batte l'appena entrato Tiam al posto dell'infortunato Alfonso per un duello aereo con l'esperto Lucioni. Mazzitelli che conclude al meglio la partita della Benito Stirpe. Tornando ovviamente invece al Granillo, abbiamo ammirato un primo tempo in cui la regina si è resa pericolosa con lo stesso Jeremy Menez, grande protagonista della ripresa, si prende
tranquillamente la copertina odierna, perché il suo gol al minuto numero 51 ha davvero fatto brillare gli occhi ai 15.000 del Granillo. Menez, che ritrova un gol perduto ormai da un mese, non segnava dallo scorso 3 settembre, dal 3-0 riferito proprio qui al Granillo, al Palermo di Eugenio Corini, una soluzione personale poi con il sinistro a battere nuovamente Matosevic per il gol del raddoppio amaranto. Ci pensa invece Di Chiara con una bella palla, con un bel campanile, a dare spazio a Nicolò Pierozzi, che si inserisce all'interno dell'area di rigore per l'ex Fiorentina Primavera e Pro Patria. È un gioco dei ragazzi con il sinistro battere per il 3-0 definitivo, per il 3-0 con il quale si conclude il derby tutto calabrese al Granillo e può iniziare la festa amaranto per un primo posto che è meritato per la qualità di gioco che fa esprimere Inzaghi, la squadra che la regina esprime in campo in questo inizio di campionato. Davvero molto molto bello veder giocare la regina di Pippo Inzaghi, veder poter anche ammirare il Bari di Michele Mignani. Una sfida infinita, una sfida che mette tanta tanta pressione ad entrambe le formazioni. Staremo a vedere quale sarà la grande favorita per coltivare il sogno della Serie A, per coltivare il sogno del campionato cadetto. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!